Kate London. Forse qui troverò un ufficiale degno. Calmatevi! Abbiate pazienza, vi prego! Vi chiedo pazienza per un altro po'. Sistemeremo tutto in men che non si dica. Avanti così! Eh? Tieni duro, Mastro Hamme. Presto potrai proseguire. Sei una specie di pastore, vero? Così può sembrare, sì. Hai bisogno di qualcosa? Chi governa la città? Vorrei chiedere udienza, se possibile. Il governatore, Trigger. Un bravo danese, giunto 4 anni fa. Trigger. Passa gran parte del suo tempo alla vecchia villa, occupandosi di mille faccende. Stow! Avgos vuole la sua parte del raccolto estivo. Pezzente! Eh? E cosa aspetti? Stavamo parlando. Sentite, i contadini di Merch hanno già versato il tributo. Se Avgos desidera altro, dovrà farne richiesta. Farne richiesta? Beh, tu intanto puoi dire a quel vecchio mercante... che la sua mela è qui. Vieni a morderla. Quella è di Mastro Hamme, amico. Dai, mordila! Che schifo. Mordila, ho detto! Tranquilla, non capita spesso. Non uccidere nessuno, eh? Ti scuoierò la faccia! Del cielo, combatti come se ti avessero rubato il pane. Anche i tuoi pugni colpiscono duro. Rold, segna i nomi di chi intende pagare la tassa alimentare. Grazie. Dunque, sei qui per vedere il governatore Trigger, vero? Sono qui per parlare con chiunque possa garantire un'alleanza al mio clan. Se sei tu, tanto meglio. Ah, no. È Trigger che cerchi. Io sono intendente di contea di London Occidentale. Preservo l'ordine e la giustizia. Intendente di contea è un nome un po' complicato. No, è il mio titolo, chiedo scusa. Mi chiamo Stow, Stow di London. Portami dal governatore, Stow. Credo valga la pena conoscerlo. E va bene. Comando delegato, gregge custodito. Andiamo da Trigger, dunque. Come devo chiamarti? Castigo dei bruti? Martello danese? Sono Eivor, del clan del Corvo. Abbiamo un insediamento a nord, sul fiume Nil. Beh, sono in debito con te, Eivor. Sei un degno alleato. Così, questa è London, una città eretta dai giganti. Così dicono. È un luogo antico e violento come pochi. Ma i suoi misteri mi appassionano parecchio. Sono cresciuto. Ho imparato le scritture degli apostoli a Lundenwich, il sobborgo sassone oltre le mura occidentali. Non sei un prete, vero? No. No, mi hanno solo cresciuto. Un bastardo spiantato, ma ho fatto molta strada. Da bastardo spiantato a impavido intendente di Lunden. Beh, è Trigger che ha visto qualcosa in me. Mi ha certo giudicato per le mie origini. I suoi due fiduciari siamo io e un soldato danese, di nome Erke. Erke è un orfano dell'ultima orda vichinga insediatasi a Lunden. Fu 2 o 3 anni fa. È grazie a Trigger che ho conosciuto Erke. E ora siamo gli intendenti che vegliano sui suoi cittadini. Un nativo,
un danese straniero. Vedi, Lunden è una città fatta da molti pezzi. Aspetta, qualcosa non va. C'è odore di morte, il sangue è fresco. Erano bravi uomini. Cos'è successo qui? Dio, no! No, no, no! Solo 3 frecce per ucciderlo. Le altre 12 erano solo un insulto. Signore, accogli questi uomini e fa risplendere su di loro la tua luce perpetua. Non ci servono stranieri, Stowe. È una questione privata. Non c'è motivo di diffidare. Eivor mi ha difeso in una rissa a Cripplegate. Gentaglia della guarnigione. Devi essere una vera furia per tenere testa a quei maiali. Dobbiamo catturare quegli uomini, Stowe. Tutto questo deve finire. È un attacco brutale. Cercavano anche voi? Questa sì che è un'ottima domanda. Tu devi essere Erke, il secondo intendente. Erke Boldilson, sono io. Mi stai dicendo che quest'asino mi ha dato del secondo intendente? Primo della città orientale. E uomo a cui affiderei la vita. Stowe non è bravo a giudicare le persone. Erke... Lui è Eivor. Doveva incontrare Trigir per stringere un'alleanza con il suo clan. Ti avrebbe accolto con gioia. Aveva fiducia negli altri. Gli è stato fatale. Trovato niente? Sono appena arrivato. Gli assassini hanno lasciato una lettera sul cadavere. Darò un'occhiata. Trigir era sempre circondato da guardie. Come si sono avvicinati a lui? Conosceva gli assassini. Abbastanza bene da non sospettare nulla. Gesù benedetto, potrebbe essere chiunque. Era il governatore della città. C'è... Cosa c'è? Lettere sconce di una... Anzi... di più amanti, nello scrittoio di Trigir. Oh, sì. Il vecchio amava volare di fiore in fiore. Non lo sapevo. Non credevo. Non voleva che lo sapessi. Era un suo segreto. Riesco a farmene una ragione. Non ci riesco. Ma guardaci, dormiamo sugli allori mentre Eivor si dà da fare. Questa lettera... Volevano che la trovassimo. Da Roma giunse un ordine di eretici che veneravano reliquie di un tempo prima di Cristo. Ci aveva parlato di questa lettera, Erke. Disse che conteneva gravi notizie su Lunden. Avverte di 3 pagani che si sono infiltrati a Lunden. I colpevoli, suppongo. Fanno niente. Oltre a sangue sufficiente per affrescare la città? No. Strumenti da cerusico, affilati e precisi, per tagliare facilmente. Li avranno usati per separare la testa di Trigir dal corpo. Tre paia di impronte. Due normali e una enorme.
Guardi, ho la fine di quest'uomo. Aspettate, ha qualcosa in mano. Non è il sigillo di Trigger? No, sembra avere origini romane. L'ha trovato su una lettera. Doveva avere grande importanza per questa guardia. Se l'ha stretto anche nella morte. L'avranno ucciso per questo. Credo di avere un'idea precisa di cosa sia accaduto qui. Trigger è stato colpito da seduto, forse mentre leggeva la lettera. Una delle guardie ha preso il sigillo e ha provato a fuggire. Ma senza fortuna, un secondo assassino l'ha trovato. Lo ha condannato il cappio, stretto dall'uomo più grosso. Un terzo ha strappato gli occhi. E poi la testa di Trigger. È simbolico, forse. La testa del capo, gli occhi delle guardie. I colpevoli sono spavaldi. Questa strage è un messaggio. Sono usciti insieme. Tre serie di impronte che tornano in giardino. La lettera cita tre eretici, indicati solo da soprannomi. La sanguisuga, la freccia, la bussola. L'autore si firma come un povero soldato di Cristo. Povero soldato? Strano nome. Tre nomi, tre assassini. Come hai detto tu. Per Baldr, può essere chiunque a Lunden. Di chi fidarci? Solo dei presenti, temo. Forse nemmeno, finché non sapremo altro. La freccia è descritta come un combattivo invasore danese. Sono in molti a Lunden. La sanguisuga viene dal Wessex, così come tanti altri a Lunden. E la bussola, un capitano franco. Meno comune, ma non mi sovviene nulla. Cos'è questo simbolo? Devo averlo già visto al Tempio di Mitra. L'ho superato venendo qui. Il Tempio di Mitra è il nostro unico indizio. Vorrei vederlo. La nostra città ormai brulica di codardi. Presto saremo noi a cadere, se non fermiamo quest'istigazione all'odio. Te l'ho detto, questa città risponde a sangue e potere. Così andrebbe guidata. Non posso lasciarlo così. Lui... Io devo... Lascia che se ne occupi la chiesa, Stowe. No. No, devo farlo io. Lo preparerò per il giudizio. Lo capisco. Prendi solo un po' d'aria ogni tanto. Non si respira qui. Andiamo, Furia? Difendete Trigger! Tutti sentiranno la puzza di questa fetida faccenda. Sei libero di esplorare il tempio. È a est di qui. Ora devo comportarmi da intendente. Lontani! State lontani! È tutto finito! Se gli intendenti dovessero ripensarci, dovrò sventrarli e mettere un fantoccio sul trono di Lunden. Ma Stowe sembra un bravo uomo. Mi fiderò di lui. Stare molto al Tempio di Mitra. Troppe guardie per un mucchio di rovine. Devo trovare l'ingresso.
strumenti da chirurgo, di rara fattura, come quelli della villa. E qui c'è una lettera, un pagamento per l'opera di un fabbro. Solo ha potere sugli altri. Ha ordinato alla freccia di reclutare arcieri in un mercato a ovest. Lo visiterò. Messaggi tra la sanguisuga e la bussola. Cure, eviscerazioni. La sanguisuga è perversa, ma è la bussola a comandare. Per ora ho indizi a sufficienza. Li mostrerò a Erke e Stowe. Prevedo altre carneficine a Lunden. Almeno Sini ne banchetterà. Devo essere molto cauto qui. Mostrami ciò che ci attende. Ti è giunta... Sto solo dicendo che bussare a qualche porta sarebbe utile. Trigger non è stato ucciso perché tu possa piantare degli alberi e riparare qualche tetto di Lunden. Non sembra più un banchetto per i corvi. Eivor, spero che tu abbia trovato qualcosa. Alcune pergamene. Messaggi tra i membri di una società segreta. L'Ordine degli Antichi, a quanto pare. Ordine degli Antichi? Non credo di saperne nulla. Qual è il loro scopo? Spiegarlo richiederebbe tempo, ma sono qui per ucciderli. A Lunden pare comandi la bussola. La freccia e la sanguisuga lo assistono. Nomignoli e ordini segreti, che fesserie. Da dove cominciamo? La freccia è un danese che conosce la battaglia. Il nome suggerisce che sia un arciere. Scommetto che è lui a seminare discordia tra i danesi rifugiati a Lunden. Al posto suo mi confonderei tra i miei ranghi, circondato da altri soldati. La freccia ha l'ordine dalla bussola di reclutare soldati in un mercato a ovest. Credo di sapere dov'è. La sanguisuga ha bisogno di carne. Ha fatto richiesta di schiavi, ma non so perché. Abbiamo trovato parecchi corpi al molo di recente. Ma non solo di schiavi. Alcuni dispersi sono stati ritrovati, in luoghi diversi, fatti a pezzi. Buon Dio, Erke! La bussola è un mistero. È citato spesso,
ma non ho altri indizi. Hai detto che è un capitano franco, vero? Per trovarlo dovremmo sorvegliare le navi che viaggiano sul Tamigi. I capitani sono girovaghi. Forse se ne sta zitto lontano da qui. Può darsi, ma urlerebbe se gli mozzassimo le mani. Oh, sei uno stratega diabolico. Uccidiamo la freccia e la sanguisuga, poi attendiamo. Sarà la bussola a trovarci. Non perdiamo altro tempo. Troveremo la freccia e la sanguisuga. Ucciderli costringerà la bussola a tornare. Stowe, ci vediamo al mercato occidentale. Contaci. E io andrò al molo. Altri corpi aspettano di essere ripescati. Forse è opera della sanguisuga. Che Dio sia con noi. Andate in suo nome e con la sua protezione. Opera della sanguisuga. Sì. Cadaveri a non finire. Ne sei certo? Al posto degli occhi hanno nere caverne vuote, come le guardie di Trigger. Passeranno centinaia di persone ogni giorno qui. Nessuno ha visto gettare i corpi. Siamo sulla riva del fiume. È il crocevia di tutti i misfatti della città. Notizie da Stowe? Sulla freccia? Ora devo pensare alla sanguisuga. Sei preoccupato? Ah, no. Volevo solo sapere come stesse. Siete molto legati, come fratelli. Sì, sì. Proprio come fratelli. Erke! Dimmi che non era lei! Non era tua figlia, cara Ghida. Grazie a Freya! Avevo il terrore di trovarla qua giù. Lavora per un fabbro che le affida delle consegne al molo. Spesso durante la notte. È una cosa ignobile. Quando è scomparsa? Qualche giorno fa se n'è andata dopo il tramonto. La mia Regna non è più tornata. Oh, dei, quanto vorrei rivederla. Non la vedo da 2 giorni e temo il peggio. A Lunden bisogna sempre temere il peggio. Che tipo di lavoro svolgeva? Piccole commissioni. Portava le consegne, riceveva argento e ritornava dal fabbro. Sai il nome del fabbro? No, ma vorrei saperlo. Gli strapperei le orecchie e anche le palle. Ricordi nient'altro? Una volta una vicina mi ha detto di averla vista che si aggirava sotto il ponte di Lunden. Ho temuto il peggio. È un buon punto di partenza. Grazie, Ghida. Un fabbro sospetto, una ragazza scomparsa. È una buona pista. Il ponte di Lunden a notte fonda. Vale una visita. Bene. Rimarrò qui a controllare la situazione. E ricorda, Eivor, non abbassare la guardia da queste parti. Credi forse che potrei? Che canzone? Aiutami, sarai i miei occhi.
Meglio seguirlo. Vediamo dove mi porta. Quest'idiota non può affrettarsi. Attento ora. Questo è il posto? No. No, ancora non ci siamo. Attaccheranno a vista qui.
Hai i soldi che mi devono? Ah, chi cazzo sei? Sono dell'ordine. Ho un messaggio dalla sanguisuga. L'ordine, eh? Ho bisogno di prove, oltre alla tua parola. Non ti è concesso richiedere beni dell'ordine. Forse no. Ma non dirò un cazzo finché non mi avrai convinto che sei davvero chi sostieni di essere. Che il padre della comprensione ti guidi. Certo. Dunque, cos'ha l'ordine da lamentarsi? Io faccio il mio dovere. Sono qui per la sanguisuga. I tuoi arnesi erano scadenti. Non è colpa mia. Sorella Fridoswid ne rompe più di quanti io ne possa forgiare. Operando su corpi di poveri e malati? Le avevamo sconsigliato tali impietà. Non è un giusto giudizio del suo lavoro. Non uccide mai senza una ragione. Sta a noi deciderlo. Dov'è ora? Dov'è sempre. All'antico foro all'ombra del muro del gigante. Grazie, fratello. E non farne parola. Sanguisuga disseziona le prede. Meglio non attirare l'attenzione. Solo un altro. Ho quasi finito. Ora basta. Ah, sei tu. Per tutte le vite che prendiamo, cara sorella, io e te siamo uguali. Un vero carnaio. Ormai ho perso il conto.
Suppongo di essere stata avida nelle mie ricerche, non certo per incuria. Gli antichi, gli arbitri, ci hanno fatti di pezzi fragili. Facili a rompersi, difficili a sanarsi. Dobbiamo perfezionarci. Dovremmo essere più forti, veloci, intelligenti. Io potevo riuscirci, potevo renderci migliori. Siamo sangue, ossa e spirito, Frida Sweet. Siamo già perfetti. Hai degli occhi davvero stupendi. È finita, vero? Le hanno rimosso gli occhi. Temo che sia la ragazza scomparsa, Regna. So che troverai la mia Regna. Senza di lei non ho più niente. Ho finito. Ah, la sanguisuga è andata. Sai il suo nome? Una suora, di nome Frida Sweet. Cosa? La buona sorella? Non può essere, era una santa, una guaritrice e... Ah, dei! Altra merda per questi giorni di merda. Merda è la parola giusta. Stava riducendo Regna a cibo per cani, quando l'ho trovata. Cazzo! La conoscevi? Mi salvò. Mi curò una gamba rotta. L'avrei persa. Ma Frida Sweet lo impedì. Sembrava non si fosse mai rotta. Il tempo scorrerà all'indietro ora. Senza di lei torneremo ai metodi di Ippocrate. E tutto per questo. Segreti della forma umana. Così salvava vite. E le spezzava. Saranno soltanto i deliri di una pazza. Non ogni problema ha facile soluzione. Certo, è vero. Mi sono fatto un nome cercando soluzioni. Saprò conviverci. Queste sono le sue. Appunti di idee e scoperte malate. Sono tutte qui. Vorrei bruciare quel dannato libro. Trovi sia giusto? Contiene cure per tutto. Dai foruncoli alle ossa rotte. Meglio conservarlo. Ci battiamo per salvare i nostri cari. Ma le vittorie chiedono sangue. Questo libro è il campo di battaglia della buona sorella, il suo regno. Forse hai ragione. Non possiamo resuscitare i morti, ma il loro sacrificio ha un valore. Se mi cerchi, mi troverai alla chiesa di San Paolo a indagare sulla bussola. Grazie di tutto, Furia.